Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ucciso il generale, il boss dei Sons of Samedi. Oggi invece dobbiamo iniziare una nuova fazione e beh, potrei chiedere ad Alexa, solo lo dico a bassa voce per non attivarla, a lei di scegliere un'altra volta casualmente, ma in realtà stavolta scelgo io e di conseguenza l'ultima fazione che rimarrà sarà quella ovviamente che non scegliamo. Ma c'è Take On Me! Ma che bella la canzone! Comunque, non è questo che volevo dire. Scegliamo di fare i Ronin, perché la loro fazione in Sentro 2 c'ha un pezzo di storia molto importante che vorrei già affrontare ora. Però prima vorrei cambiarmi i vestiti. Take on me, take on me. Beh, non è che mi sia cambiato più di tanto, però vabbè dai, giusto per cambiare vestiti ogni tanto. Giusto per cambiare vestiti ogni tanto ci sta. Che tra l'altro c'è un piccolo premio segreto se facciamo una determinata side quest, che sarebbe abbastanza utile. Solo che chi c'ha voglia di farlo, seriamente? Anche perché il sistema di lancio del paracadute è fatto di merda su Sentro 2. Tu ti lanci così e il punto in cui ti devi lanciare è dall'altra parte. Ma pensa un po'. Quindi penso che in realtà l'unica tattica utile sia rimanere fermi quando ti lanci, vedere dov'è il punto e poi andare in quella direzione. Quindi, i Ronin sono da questa parte. Penso a casa di Get, tra l'altro. No, non è vero, è un po' più in qua. Fermo, fermo. E la guida con gli elicotteri è terribile su Sentro 2, veramente. Eccoci qua. Allora, fermati qui. Ci lanciamo. Vediamo dov'è il punto. Dai, 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 dai. Perfetto. Direi che è andata bene. Direi che abbiamo preso 2 stelle d'oro. È andata bene, no? Ah sì, è casa di Getty invece. Numero di civili uccisi 2600. Numero di persone investite 600. Madonna mia. 600 di quelle persone uccise le abbiamo uccise solo investendole. La gang più odiata ai Sons, ovviamente, perché abbiamo ucciso prima loro. Lanci col paracadute, vediamo. Salto più lungo 229 metri. Bello. Ne dobbiamo fare altri 9, se non ricordo male. Ehi, Johnny! Ciao! Giorno del bucato. Why is there a big pile of money on the coffee table? It's a little complicated. We shot up a Ronin casino and stole the cash. And you brought that shit here. E c'è ragione. Who else we gonna trust with the money? But the Ronin know you stole it, right? Well, they wouldn't have if we would have went with my plan. Yeah, well, if we went with your plan, we'd still be talking about it. Fuck off, Gat. Excuse me? Shut up. We're on. Sì, beh, è passato un bel po' di tempo da quando siamo in TV, eh. How's the investigation going? This is an investigation, Miss Valderrama. I can't get into details. Can you say anything about the Third Street Saints' involvement? I don't know what you're talking about. This leaked security footage shows the leader of the Saints, recent fugitive and Saint Lieutenant Johnny Gat. Beh, non ero proprio vestito così e non c'era Pierce. Obviously, the Third Street Saints are back after a long hiatus. Ah, all right. Goodbye. Unknown accomplice, my ass. Miss Valder. Also, reports claim that Altor is pressing the police department for a quicker response. One of Altor's investments was robbed. Of course, they want their money back. All right, we've had our 15 minutes. Let's clean this money. Andiamo sui soldi. Come li usiamo sti soldi? Do you even know how to launder money? It's not complicated. Buy stuff one place, sell it someplace else. Giusto. This ain't gonna work. You really gotta relax, Pierce. Beh, in realtà invece funziona proprio così il riciclaggio. Investi i soldi in un'attività e quei soldi poi li fai fruttare. A proposito di investire i soldi, fammi vedere una roba. Queste zone sono tutte mie, dovrei andare in tutte le attività tipo questa, 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 questa e comprarle. I soldi ce li abbiamo per farlo. Aspetta, tipo... Madonna mia, ma perché ti sei messa davanti? Volevo vedere quel negozio lì se potevo comprarlo. Ah, ma questa è un'attività, diciamo... non identificata. Oh, you're looking to unload a classic. I do, but my baby doesn't come cheap. Tieni, ti do $50. Bello. Carina quest'auto. Ora è mia? Vai al negozio di armi e compra un'arma costosa. È un po' tardi per questo, però
Potrei comprare il lanciarazzi. Il lanciarazzi ancora non l'abbiamo preso. Ronan, I'm coming your way. I told you this was a bad idea. Nah, non ti preoccupare. Ronan ain't stopping me. È vero, non mi hanno fermato al casino, non mi fermeranno adesso. Eccoci qua. Ah, anche questa è un'arma ovviamente non segnata. Ehi là. Word is, you're the guy to talk to about military grade weapons. Ah, abbiamo lo stesso cappello, tra l'altro. Fancy to be starting a junta. Ehi. Stronza? Cosa mi ha... Ah, mi ha venduto questo. La stronza però, eh. E perché cazzo è venuta lì con lo spray al peperoncino? Ma vai via. Ecco fatto. Prossimo obiettivo. Non so che cos'è, forse una casa? Potrebbe essere. Ehi là. I'm looking to unload some merch. Can you help? Okay, I can use all that stuff. Let's go to my stash. Ah, ok. Vai, vai tranquilla che ti proteggo io. E quindi, come va? Oh, occhio con sta macchina che l'ho appena comprata, eh. Aspetta. Va bene, usiamo. Per i tizi in moto usiamo le... i mitra che facciamo prima. Piuttosto che usare il lanciarazzi. Eccolo appunto. Dai! Come ho fatto a mancarlo? Ma c'abbiamo un cristiano nel cofano. Ma dai, ma com'è sopravvissuto? Ed è pure caduto. Aspetta. Ok, non è stata per niente un'ottima idea. Ma proprio zero. Ecco fatto. Usare il lanciarazzi che ha fatto il giro e poi ci ha preso in culo a noi non è stata per niente un'ottima idea. Is the whole town trying to kill you? Sì, pretty much, sta proprio cercando di uccidermi. Ecco fatto. Oh, madonna. C'era un muro di Ronin. Ecco fatto. Diciamo che le granate sparate da sto fucile non sono il massimo. Non sono il massimo perché fanno più danno a noi che a loro. Ecco fatto. Faccio prima a lanciare i razzi che faccio prima veramente. E siamo arrivati per fortuna prima che ci esplodesse la macchina. È pure un talento naturale. Mr. Akuchi doesn't sound happy. That's because his son has brought him much shame. Akuchi-san is coming to America to teach Shogo how to. Ah beh. Is that good or bad? That depends on who you are. Wakarimashita, chichiwe. We need the saints taken care of before my father arrives. Sì, sicuramente ce la farai. What do you think I want you to do? Get some of our boys and kill them! Subito, Shogo. Poveraccio sto tizio. Sono sicuro che non lo sopporta per niente, ma deve farlo per onore del padre e della famiglia. Ma a parte che... Scusami, tutta la roba che abbiamo preso adesso in questa missione... A cosa è servita? Cioè, nel senso... Tra l'altro, per fortuna, siamo già qui vicino a un negozio di armi. Io cambierei fucile. Cambierei fucile questo qua... Dov'è? Ah, è un negozio di armi... D'armi da mischia. Che palle. Però siamo vicini a questa casa. Direi che è il momento di andare a comprarla, finalmente. Ed eccoci arrivati al condominio della Ultor. Finalmente, anche questo posto sarà nostro. Mega condo, acquisto effettuato, alloggio tuo, c'è anche l'eliporto, che vogliamo di più, insomma. Come faccio a salire in casa? C'è l'ascensore, ma ci sono anche le scale? Sul serio?
Ah no, c'è la spiaggia, cioè sto condominio c'ha anche una spiaggia privata. Ma che sei serio? Wow. Parte bellissima l'acqua. Però dai, c'ha una spiaggetta un po' infame. Questa sembra terra più... Che è successo? Sembra terra piuttosto che sabbia, però wow, cioè c'è anche... Non so se è una piscina o una fontana, ma penso una piscina questa. Ma c'è un mimo. Ciao. Hey, yo, Sammy. Chissà se mi faceva danno il fuoco. Madonna mia, queste sono le interazioni che mi piacciono a me nei videogiochi. Mi piace vedere gente che conversa, gente che prende il caffè, quella lì che si sta allenando sulla spiaggia, quelli che prendono il sole sulla spiaggia, cioè sono cose belle da vedere, cioè mi fanno apprezzare bene un titolo. Bella la spiaggia, mi è piaciuta. Andiamo a casa. La Madonna. Cioè, guarda che cucina! Fantastico! Guarda che roba! Cioè, già questo di mobili mi piace un sacco. Televisore a tubo catodico, come al solito. Va bene tutto! Va bene tutto! Guarda, non mi posso neanche lamentare. Ma perché il tavolino da picnic nella casa... che costa 50.000 dollari? Va bene, anche il tubo catodico, quello diciamo che è... un punto, diciamo, a parte. Ma ti prego, fammi vedere il letto, stavo per dire. Cioè, paghi 50.000 dollari solo per la struttura, i mobili no. Ovviamente, ci sono i soldi? Ma mi piace sta stazione radio, manda solo canzoni vecchie, quelle che apprezzo di più io. Qua sicuramente ci mettono il palo da lap dance, quanto ci fai? Sistemiamo l'alloggio. Stile globale, medio... Medio un paio di palle, questo è extra lusso già. Oppure pappone. Guarda, io lo compro solo per comprarlo. Esatto, solo per il rispetto. Ma lo stile medio a me piaceva molto di più. Ah, eccoli là i soldi. Il letto, ovviamente. Doppio o doppio pappone. Doppio pappone, anche se in realtà mi piace di più questo. Il bar, ah, e beh, ci stava. Ci stava a non mettere un palo da lap dance qui, ma un bar. Ci sta, bella idea. Area divertimento, pianoforte oppure palo da pappa. Home theater, ovviamente un mega 50 pollici e un tavolo. Tavolo da picnic, appunto. Tavolo da pappone, tavolo apribile. Mi piace di più questo con lo stile, ma prendiamo questo ovviamente per i punti e poi mettiamo questo. Prendiamoci i soldi. Cioè dai, guarda che bella sta casa. Questa casa è già bella così com'è. Mettiamoci nella mia jacuzzi vuota. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.